Andrea Sisti, il segreto di Otello, famoso, ci facciamo dire adesso da Andrea che cos'è il segreto di Otello. Tu hai prodotto questo bellissimo film che appunto partecipa al RIF, perché? Come ti è venuta l'idea di produrre questo film che so che comunque a te è molto caro? Insieme a Francesco Ranieri Martinotti, Silvia Scola, che ne ha curato la sceneggiatura, e Paolo Maselli. Paolo Maselli ha montato il film. È la storia del cinema passata attraverso i tavoli di un ristorante, in questo caso il ristorante di mio nonno, perché Otello era mio nonno. E a cavallo fra gli anni 40 e gli anni 50 Otello ospitava tutti i giovani registi che stavano iniziando a dare vita a una delle più belle stagioni del cinema, che è stata quella del neorealismo e della commedia all'italiana. E lì sono nate molte storie, molte idee, perché si incontravano Rossellini, De Sica, poi Pasolini, comunque Monicelli, Germi, Scola e molti altri, Antonioni. E con loro anche gli sceneggiatori, per cui Agge Scarpelli, Benvenuti a De Bernardi, Franco Solinas. Noi abbiamo voluto raccontare un po' questa storia attraverso le parole dei protagonisti. Abbiamo delle belle interviste con Scola, con Monicelli, con Citto Maselli, con Montaldo, e tra tutte queste storie vengono ricamate da alcune canzoni di alcuni grandi artisti come Donovan, come Pete Seeger e come Luca Barbarossa o Alessandro Haber, che canta La valigia dell'attore. Ci stanno anche dei begli aneddoti raccontati da Ennio Fantastichini, e poi ci sta Francesca Schiavo, che con la sua voce ha dato ancora maggior sì, bellezza alla pellicola. C'è questa cosa anche di Donovan, cantautore, voglio dire, storico, un songwriter, cioè, famoso negli anni 60-70. Brevemente, la tua collaborazione, la collaborazione tra voi due, com'è stata? Sono nipote d'Otello, ma faccio il musicista da 25 anni. E Donovan nel 92 partecipò al mio primo disco. E da allora abbiamo fatto quattro collaborazioni in quattro dischi che ho fatto poi successivamente, per cui è un'amicizia che dura da 20 anni, e siccome ha sempre frequentato Otello, quando gli ho detto: Don, ti va di venire a cantare tre canzoni da Otello e fare una jam session per raccontare la storia del cinema in questo documentario? Lui è stato ben felice ed è arrivato subito, ha detto: Andrea, è bellissima l'idea, vengo. E poi, insomma, le sorprese ne sono venute fuori tante, perché la World Premiere è stata a Berlino, ci ha preso il Festival di Berlino, e oggi siamo qui a RIF. Subito dopo Berlino sono felice di partecipare al RIF, perché coraggiosamente Fabrizio Ferrari porta avanti questa bella realtà romana e italiana, ma anche internazionale, ospitando molte pellicole internazionali. E viva il RIF!